Si parte per Skopje e vi portiamo con noi. Siamo arrivati in Macedonia. Tiè, guarda che stanza, è enorme, eh? C'è pure un bel bagno là, con uno specchio enorme. Ciao. E una vasca. Come ogni sera prima della gara è il momento del gesto scaramantico. Nel video silenzierò le posizioni per rivelarle poi alla fine della gara. Vedremo se avremo avuto ragione, eh? Allora, ho radunato qui con me questo quartetto per rendere partecipi del ragionamento che ho fatto durante il volo per venire qui in Macedonia. Allora, secondo me il ballo ci rende bipolari. Sì, perché dobbiamo essere costantemente pronti a dubitare di quello che facciamo per poterci migliorare. Ma allo stesso tempo, quando andiamo in gara, dobbiamo performare, dobbiamo credere fermamente in noi stessi, dimostrando a tutti che siamo i migliori e che presentiamo qui, in quel preciso momento, la cosa migliore che potremmo fare. Sarà che sto diventando scemo, ma a me piace sta cosa. Voi cosa ne pensate? Buongiorno, allora, stamattina mi sono svegliato e mi è venuta un'idea. Siccome Luca e la Chiara ballano adesso e noi balliamo invece oggi pomeriggio verso le 5:40, voglio portarvi con me a vedere il primo turno, così da farvi vedere tutte le retroscene, tutti quei momenti prima di entrare in pista, che secondo me sono i più belli. Questo è uno spogliatoio VIP. C'è pure il divano. Lui è comodo perché è bello alto. Numeri belli resistenti, di carta. Allora, sarà ballando il primo turno e dovete sapere che questo qui è il turno più difficile, perché si è ancora un po' freddo, non hai ancora confidenza con la pista, ok? Una volta che passi il primo turno, cioè che balli bene il primo turno, la gara è in discesa, quindi è tutto più facile. A noi sembra che Luca stia ballando veramente bene, anche se non è che siamo molto esperti di standard. C'è una Rini che balla. È finito il primo turno di Luca, è mezzogiorno. Adesso noi andiamo a fare un po' di spesa e andiamo a prepararci all'hotel. Eccomi, ho finito i capelli e mi sono venuti pure al primo giro. Che botta di culo! La differenza tra un uomo e una donna: io mi faccio i capelli, butto un po' di fondotinta e sono pronto. Lei invece? Eccoci pronti per la gara, truccati, bellissimi. Adesso siamo alla passeggiata verso il palazzetto e c'è da dire che Luca è contentissimo con la Chiara di questo risultato. E guardate qui che spogliatoio ci siamo fatti, quello privato, il privé, eh? Adesso ci scaldiamo un pochettino e poi si balla il nostro primo turno. Non ancora finite, è incredibile. Qua ognuno fa quello che vuole, quello dorme, quella si trucca. Tanto aspettare noi.
Primo turno è andato bene, è ballato bene. Inizia a far caldo, inizia ad arrivare l'estate. Adesso ancora due categorie e tocca di nuovo a noi. Abbiamo finito pure i 24. Aspettiamo i 12 che tra 10 minuti e un quarto d'ora. Andrea Zivita e Leonora Benici Albania. O di Pomercana. Sempre simpatična dvojka. Da, temperamentna i simpatična dvojka, što dobro kotira na nagradu. La gara, siamo arrivati terzi. Ma ne faccio terzo. Sì! Contentissimo. E nel frattempo Luca cerca di mangiare gli anacardi. Lui è tutto il giorno che si frega il nostro cibo. Cos'hai da dire in tua discolpa? Ho fame. Ha fatto due cose lui. Dormiva lì e mangiava. Basta. Ha anche ballato. Ha anche ballato. C'è da dire che ha ballato. Poco. Allora, questo sarà il primo vlog con un finale vero e proprio. Sì, perché alla fine tra una cosa e l'altra non ce l'ho mai fatta riprendere finale. E mi stavo sempre ciao perché non sapevo come finire il video. Beh, oggi cambieremo questa regola. Oggi riuscirò a registrare il finale. Beh, siamo felicissimi di questo risultato. Stanchi? Cosa dici tu? Che siamo stanchi. Sì, infatti adesso vado a letto perché sono cotto. Ma prima voglio trovare la morale di questo vlog. La morale è: quando le cose vanno male, non mollare, ma anzi spingi il doppio per ottenere quello che vuoi. Sì, perché sono sicuro che questo risultato sia il frutto della gara di Kiev che abbiamo fatto 2 settimane fa. Non è sto il vlog non perché la gara è andata male, assolutamente, ma perché il giorno della gara non sono riuscito a riprendere niente. Poi la gara non è che è andata così male, siamo arrivati ottavi. Beh, fatto sta che quella gara ci ha dato la spinta emotiva per allenarci il doppio di quanto facciamo di solito. Davvero, abbiamo fatto 2 settimane come pazzi, sclerati. E questo ci ha portato, secondo me, ad arrivare qua al meglio e a ballare come non avevamo mai fatto prima. Quando le cose vanno meno bene, usate quella spinta, quella rabbia che avete per fare un po' di più. Poi non è che io sono qualcuno per dirlo, sono un coglione. Però funziona, almeno a me funziona. Adesso torniamo a casa e ci mettiamo a lavorare ancora di più su tutte le cose che vogliamo migliorare. Sì, perché siamo certi che il nostro margine di miglioramento è ancora molto alto e quindi vogliamo davvero, davvero spingere sempre di più. Adesso vado a letto perché sono cotto e vi ringrazio tutti per aver visto il video e ci vediamo al prossimo video, che non so quando sarà. Ciao, Cicco!